Tutto pronto per l'inizio di questa partita. Ecco il cambio. Parte Banusic, primo palo, è uno schema, Martinovic, di fuori ancora Banusic, la finta Banusic sul mancino! Gol pazzesco di Banusic che sblocca allo scadere del primo tempo con una vera magia. È 1-0 Napoli col sinistro di Maria Banusic. Serturini va sul sinistro, parte questo traversone interessante con la palla che resta pericolosamente nell'area piccola e poi sulla linea di porta è salvata in una maniera miracolosa da Giordano. Su di lei a mordere Di Giammarino che poi si ritrova il pallone addosso. Cisar, Serturini, Milinkovic prova ad andare da sola. Fino in bandierina, parte anche un buon traversone per il colpo di testa, è il pareggio dell'Inter. La rete di Michela Cambiaghi, 1-1. A chiudere, Cisar, intervento con recupero annesso e poi il destro tentato dalla distanza. Milinkovic, un po' di spazio Merlo, parte il traversone. Il tocco buono per Polli. Merlo, il pallone dentro Di Marino su Cambiaghi involontariamente, palla fuori, Serturini a spazio, non prova la conclusione. Magul allarga, Cambiaghi, manovra avvolgente dell'Inter, ecco il cross che passa pericoloso, Wüllert col destro in rete, è il 2-1 dell'Inter che la ribalta al 34 del secondo tempo. Si ricomincia da Runarsdottir. Wüllert, Cisari in mezzo al campo, l'apertura in avanti sporcata da Ljungdorff e poi il pallone che carambola in rete per il 3-1 dell'Inter con Serturini. L'errore col tocco indeciso all'indietro. Gestione dell'Inter con la pallone in avanti. Polli spalle alla porta, si gira, entra in area, il destro, la parata di Bacic e poi l'autorete, incredibile, per il 4-1 con l'autogol di Ljungdorff all'88esimo. E qui sicuramente anche sfortuna. Tomaselli in cespica, non c'è più tempo, finisce qua. Napoli 1 Inter 4, questo dice il campo.